Ciao, benvenuti ad una nuova puntata del mio blog sul sax e sul jazz. E avete appena ascoltato una frase di Steve Grossman tratta dal disco I'm Confessing, un disco piuttosto recente del 2007 con Harold Land al tenore, un disco a due tenori. Poi c'è Jimmy Cobb alla batteria, Reggie Washington al contrabbasso e Fred Hemke al piano. La frase è su un break su I'm Confessing, brano che sicuramente conoscerete, comunque uno standard piuttosto famoso, anche se Steve Grossman in questo disco lo suona in sol, quindi in la in questo caso per chi suona il tenore, anziché in la bemolle, perché generalmente in Confessing si suona in la bemolle, ma lui lo suona in sol. E adesso vi faccio ascoltare la frase su un tempo lento. 3, 4, 1. Ok, allora vi faccio vedere anche come studio io le frasi. Se volete sapere come trascrivo un solo, ho fatto due vlog su quello, poi ne farò magari di più dettagliati in futuro. Comunque vi lascio il link alla fine di questo video. E generalmente quando inizio a studiare una frase da un disco faccio così: vado prima lento. Perché? Perché nel lento capisci ciò che fai bene, ciò che fai male e soprattutto diventi consapevole pure dei tuoi difetti e dei tuoi pregi, anche se i pregi spesso sono meno dei difetti. E poi dopodiché aumento il metronomo di 4 tacche alla volta, no? Proviamo, 94, adesso sto a 94. Beh, questa velocità insomma è abbastanza semplice perché rispetto al disco è praticamente una lumaca. 100, 3, 4, A. Piano piano vedete che già aumentando di 4 tacche in 4 tacche si fa sentire la differenza, eh? Che cosa succede? Quando una frase è complicata conviene fare questo, in generale, questo qualsiasi strumento voi suoniate, qualsiasi genere suoniate, spezzettare il problema in frasi più piccole, come quando facciamo un Lego, anziché fare il castello sano iniziamo a smontare, a montare in quel caso i vari mattoncini, così smonto i vari mattoni che formano la frase. Ecco, questo è il primo problema. E piano piano me la costruisco. Come vedete, ho fatto diversi errori. Non è importante, nello studio è normale fare questi errori e piano piano migliorare e non farli più, se no che studio è se non si fanno errori. È interessante anche capire cosa lui fa a livello armonico. Do minore settima, triade, cioè accordo a quattro note, no? Arpeggio. E poi arpeggio di Si minore, quindi fa questa sostituzione, no? Sul break fa l'accordo di La,
Poi anziché fare il classico quinto grado mi settima, mette il do minore settima e poi il si settima. Fa questo shift di semitono. Sulla pentatonica maggiore. Con un bend. Ci fermiamo qui, ci sarebbe da farci chissà quante lezioni su una frase come questa suonata da un grande come Steve Grossman e diciamo che questi vlog sono dei filmati che io sto realizzando di me stesso che studio, non sono delle lezioni. Chi mi sta seguendo credo possa capire. Sono dei suggerimenti, se siete interessati a delle lezioni vi lascio i contatti nella descrizione del video, anche via Skype. E se siete interessati ai concerti, non so che dirvi perché qui in Italia attualmente è tutto fermo a causa di questa emergenza. Quindi non so, magari. Restiamo in contatto attraverso questi video, forse può essere un modo di comunicare così alternativo. E iscrivendovi al mio canale riceverete le notifiche e quindi sarete aggiornati sui prossimi video. Grazie, ci vediamo al prossimo vlog.